la gloria del Signore. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, e su te la gloria del Signore. Non deve essere il giorno del dolore, ma della gratitudine. Questo è il senso del messaggio del decano, Don Salvatore Accardo, questa mattina, nel corso della concelebrazione eucaristica presieduta dal presbiterio al cimitero di Torre del Greco, in occasione oggi, 2 novembre, della commemorazione dei defunti. La Santa Messa si è svolta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un momento di preghiera e di raccoglimento per i propri defunti. Don Raffaele Borriello, questa mattina commemorazione dei defunti 2 novembre, solenne concelebrazione eucaristica qui al cimitero con tutto il presbiterio e con le autorità, il significato e il senso di questa giornata. Vogliamo ricordare tutti i nostri cari, quelli che abbiamo amato, i nostri familiari, ma anche quelli che non abbiamo conosciuto, perché la nostra fraternità, forse del nostro battesimo, ci lega a tutti i viventi, presenti oggi nel mondo, ma anche a quelli che non sono più presenti in questo mondo, perché Gesù ha vinto la morte, Gesù è risorto, e questa certezza ci ricorda che il Signore si fida di noi e ci affida il compito di continuare a crescere in questo mondo, noi tutti amati dal Signore. In questo modo si va avanti e si affronta il dolore. Il dolore diventa meno pesante quando si dà significato anche alla sofferenza. Una croce non solo sofferta, ma anche offerta. È un momento, prima di tutto, di preghiera, per pregare per i nostri cari defunti. Come ogni anno ci troviamo qui con tutto il presbiterio per pregare per i nostri cari. Il dono dell'Eucaristia è il dono del ringraziamento e lode al Signore. E questo momento così bello e pregare per tutti i nostri cari, coloro che riposano qui in questo luogo santo, e pregare per tutti i fratelli che vivono già nel Regno dei Cieli. Noi pensiamo che i santi sono solo quelli che sono canonizzati o che abbiamo l'iter formativo, che comunque no. Invece poi ci sono tante persone sconosciute, ecco. Chi, Signore, come richiamiamo il Vangelo di Matteo, chi ha mangiato, chi è stato, quello sono ignoti, non sanno i nomi, però è per quella persona a fianco a campo, è una mamma, una persona che ti è stato vicino per tanto tempo, che ha annunciato il Vangelo, diciamo, nella sua semplicità, interezza, senza, diciamo, soprattutto nell'amore verso il prossimo. Come si fa a mettere in pratica la santità nella vita di tutti i giorni? Essere coerenti e credibili. 1 e 2 novembre, ogni santi e commemorazione dei defunti, facciamo una riflessione sul senso e il significato profondo di queste giornate. Sono due giorni carichi di luce. Tutti i santi guardiamo in alto ai nostri cari, come dice Papa Francesco, i santi della porta accanto. Facciamo memoria di tutte le persone buone che noi abbiamo incrociato nella vita. Il mistero della Chiesa che è già arrivata a destinazione. Non i grandi santi, quelli canonizzati, quelli della porta accanto, della parrocchia accanto. Oggi vediamo la Chiesa che è in cammino, quella che si purifica, ma per me venire al cimitero, come dico sempre ai miei parrocchiani, è fare un esercizio spirituale per andare ai valori essenziali che contano nella vita, un po' come dicono i grandi santi, anche San Vincenzo. Tutto passa, solo Dio resta, e ci addio a tutto. Come ogni anno, il 2 novembre, commemorazione dei defunti, l'amministrazione è presente con il sindaco, con i consiglieri e gli assessori, il presbiterio. Penso che il cimitero, un po' tutti quanti hanno visto le condizioni, lo stato in cui si trova. C'è stata grande affluenza anche il giorno 1, vedo molta tranquillità, ecco, nel vero senso della parola. A Torre del Greco è molto sentito il culto dei morti. Sì, molto sentito, e io come primo cittadino ogni settimana, almeno due volte alla settimana, devo fare un passaggio, ecco, per chi mi è stato vicino, i miei genitori e tanti amici. E perché è fondamentale questo, perché non sono morti, sono vivi ognuno
nella propria mente. Dopo il periodo di pandemia sentivamo tutti un po' il bisogno di aggregazione e di questo momento di preghiera per tutti i nostri cari defunti. Un grazie va all'amministrazione comunale che ha assicurato un servizio impeccabile sia all'ingresso che all'uscita della viabilità, va ai dipendenti del cimitero, ai collaboratori che hanno veramente mantenuto i viali e gli ambienti del cimitero in maniera, oserei dire, meglio di casa nostra. E un grazie va al presbiterio, ecco, al decano e a tutto il corpo dei sacerdoti. Al termine della messa è seguita la processione con canti e preghiere per i viali del cimitero. Tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, non avrò paura assai.